giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu. Per tua volontà e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu. E ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più. In inglese quando si andava a ballare in discoteca per poi arrivare al cerchio della vita, al Re Leone. Sì. E so che adesso hai scritto anche un libro per i bambini, quindi una sono fiaba rimasti... sì, che uscirà proprio alla fine di novembre, la storia di un cagnolino che viene abbandonato perché non bisogna abbandonare gli animali, gli amichetti a quattro zampe, per cui ho voluto raccontare, anche se sotto forma di fiaba, parlando ai bambini e alle bambine che sono gli uomini e le donne del nostro domani, per insegnare loro questa cosa.